Noi dobbiamo chiarire una volta per tutte che sia l'edificio privato Crescent sia la Piazza della Libertà sono opere totalmente abusive. Questo sia chiaro ai cittadini salernitani. Perché? Perché si sta costruendo e si dà l'impressione che tutto vada bene su questa illusione che viene creata ai cittadini salernitani, ma questa è solo un'illusione. Quell'area è un'area demaniale sia da un punto di vista del demanio marittimo sia da un punto di vista del demanio idrico, e queste opere che non sono di facile rimozione, è evidente che si tratta di una mega costruzione sia come piazza sia come edificio Crescent, non possono assolutamente essere autorizzate. Questa conferma, ove ve ne fosse bisogno, l'abbiamo avuta in questi giorni con provvedimenti di amministrazioni che sono preposte alla tutela dei beni demaniali dello Stato. E a riguardo questa documentazione non solo è stata sottoposta, come dicevo prima, al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Cantone, ma è stata presentata anche con relativi denunce ed esposti sia nei confronti della Regione Campania, del Comune di Salerno e della Soprintendenza alla Procura della Repubblica di Salerno. La cosa ancora più grave che le amministrazioni, io mi riferisco sia al Comune di Salerno che alla stessa Regione Campania, stanno perpetrando ulteriori reati perché continuano ad emettere provvedimenti per far fare un'edificazione, per far continuare questa edificazione abusiva. Ma la cosa ancora più grave è che con provvedimento della Giunta regionale del 24 ottobre 2016 e quindi con provvedimenti presi anche dal nostro governatore, addirittura la Piazza della Libertà, o meglio la pavimentazione di questa Piazza della Libertà, viene finanziata con fondi che riguardano fondi per i beni culturali, per i beni di attività immateriali. Allora io veramente sono allibito di fronte a questo modo di procedere, a questo modo di amministrare la cosa pubblica. Paradossale che una piazza, tra l'altro crollata a causa dell'incapacità di amministratori e tecnici del Comune di Salerno, oggi venga finanziata con fondi comunitari destinati ad attività culturali. Esiste quindi un problema di incompatibilità, di conflitto di interessi del nostro governatore, di nostri amministratori anche comunali e consiglieri regionali che in questa vicenda sono anche imputati, perché si sta causando tra l'altro anche un danno gravissimo alla collettività, perché vengono sperperati fondi pubblici destinati ad altre attività culturali per un rifacimento di una piazza crollata a causa di responsabilità comunali. Ricordiamo sempre, perché noi diciamo sempre cose vere e documentate, che 15 giorni fa il governatore, con attuali consiglieri regionali che compongono l'assemblea legislativa della Regione Campania, nonché assessori del Comune di Salerno, sono stati rinviati a giudizio per la cosiddetta variante di 8 milioni di euro finanziata, perché guarda caso si è scoperto che nell'area di Santa Teresa v'è l'acqua, hanno veramente scoperto l'acqua calda. Un ultimo provvedimento richiesto alla magistratura salernitana è la revoca del provvedimento del Tribunale di Salerno
della cosiddetta messa in sicurezza della piazza, perché il Comune di Salerno sta strumentalizzando quel provvedimento. Non si tratta di una messa in sicurezza, ma di un vero e proprio tentativo di rifacimento della piazza. Ma non si può edificare o continuare a edificare su un demanio marittimo e il demanio idrico. Quindi la magistratura non può tollerare una ulteriore edificazione abusiva.